Salve a tutti, buonasera amici di YouTube. Io volevo analizzare con voi la situazione nel torrente Lugano a Barcellona, a Pozzo di Gotto. Ho visto veramente dei video impressionanti su YouTube e così per curiosità sono andato a vedere la situazione del fiume. Queste praticamente sono immagini, credo, penso dell'anno scorso, perché so che Google Earth circa si aggiorna una volta all'anno. Comunque, vi volevo far vedere appunto la situazione del torrente. Ecco, qui siamo nella zona sud, periferia sud di Barcellona. Guardate per esempio questa situazione. Qui c'è un torrente, piccolo canale di scolo, probabilmente sarà un piccolo affluente, non lo so. Comunque, guardate qui, c'è questo affluente, quindi l'acqua esce di qui, ma guardate qua cosa c'è al fianco, c'è una collinetta praticamente di terra, lasciata qui, abbandonata, probabilmente scaricata, perché guardate cosa c'è. Comunque, poi questa era la situazione del torrente Longano, qui nella zona sud della città. Adesso vi farò vedere a breve. No, invece la zona della foce. Ecco, qui invece ci troviamo a Spine Sante, località a sud di Barcellona. Questa è la foce del torrente. Prima di arrivare alla foce c'è questo ponte. Qui siamo via del mare, strada provinciale 75 km/h. Questo ponte che vedete è diventato molto famoso perché l'ho visto su qualche video di YouTube che qualcuno ha postato. Praticamente rotto, praticamente spezzato nel centro. Questo è il torrente. Ecco, guardate un attimo, questo è lo stato qui si vede qualcosa. Questo è lo stato del torrente. Ecco, guardate, io volevo far notare più che altro questi muretti. Questi muretti all'interno del torrente, mi chiedo cosa servono, innanzitutto che non so, però è una cosa veramente allucinante. Guardate per esempio lo stato di questo torrente, in che zona è, adesso non so la stagione, qui comunque mi sembra, secondo me, a vedere la vegetazione potrebbe essere primavera, non lo so, però comunque, vabbè, a parte quello, c'è vegetazione dappertutto. All'interno del torrente, ecco. È veramente impressionante. Ecco, guardate questi muretti qui, quando, come si è visto nei video che hanno postato delle persone, qui si formano, quando vengono ondate di piena, vengono delle onde proprio anomale, che poi invadono, ecco, guardate qui, invadono veramente, escono magari da questo muretto. L'acqua va a finire nelle strade. Infatti si è visto che comunque poi è successo così. Ecco, questo è fatto. Cioè, è veramente una cosa impressionante, guardate. Lo stato purtroppo di questo torrente, di quello che è successo. Ecco, guardate, qui c'è un altro muretto. Sinceramente non so, ecco, adesso io vorrei farvi vedere dall'alto la zona. Ecco, guardate. Ecco, questo è il ponte crollato. Qui si intravede un muretto. Andiamo avanti. Dall'alto, vi sto facendo vedere il torrente dall'alto. Questa è l'autostrada. Adesso prendiamo un po' di più, qui pian piano andiamo a finire a Barcellona. Questo è il paese di Barcellona, ecco qua. Siamo a Barcellona, Pozzo di Gotto. Torrente fa questa direzione. Via Longano, Santa Venera Grotta. Beh, comunque questo tratto, ecco, guardate, aspetta, si vedrà anche dall'alto, eh? Ecco, guardate, allora, guardate, fateci caso, ecco,
Guardate, questi dall'alto, che si vedono anche dall'alto, tra l'altro, quindi non è che... Adesso se andiamo ad analizzare questo di più, guardate, andiamo a vedere la zona, e vedrete che sono dei, ecco qui, dei muretti, vedi? Vedete, sono dei muretti. I muretti, qui c'è, ecco, qui probabilmente sarà successo qualche altra. Sicuramente qualcun altro avrà messo dei video anche di questa zona, comunque riguardo poi l'alluvione. Però come potete vedere il torrente è in una situazione veramente, no? Almeno a vedere da queste immagini è in una situazione veramente terribile. Guardate, ecco, guardate, avviciniamo un attimo. Guardate. Veramente, mamma mia, è pazzesco. Veramente, veramente, veramente pazzesco, guardate. Mamma mia, vabbè, cosa c'è qua? Sembra una cosa arrugginita. Mamma mia, cosa c'è? Beh, insomma, veramente allucinante, allucinante. Purtroppo mi dispiace molto per quello che è successo, ma... Ecco, guardate, eccoci, ecco, guardate, qui c'è un altro muretto, cioè non so, vabbè, comunque si vede che lì si usa probabilmente quella zona a fare muretti così, vabbè, comunque, poi comunque se notate la strada è praticamente a livello del torrente, è a livello del torrente. Ecco, guardate qui, guardate questo ponte, a che altezza è, guardate, a che altezza è a livello insomma, del letto, qui sarà, non so, a vederlo potrà essere 2 metri massimo di altezza, ma dico massimo, probabilmente neanche, guardate che roba. Guardate, cioè, non essere questo qui probabilmente qualcuno ci avrà fatto qualche video, però è veramente una cosa spaventosa. Beh, niente, lascio a voi i commenti e vi saluto, arrivederci.